Stavo cadendo! Il titiotta! Il nemico! Un Allora ragazzi, come stavo dicendo, ciao a tutti, io sono Luket e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo ritornati sulla Skygrid e siamo insieme al nostro caro amico Lupo. Oh, bella raga. E in più c'è una nuova presenza, Loss. Buongiorno. Ragazzi, cosa faremo oggi? Una cosa molto semplice. Andremo a costruire prima di tutto una base sotto la nostra base per costruire la base. Perché hai Allora, spawnato mi uno spiego. squid? Uno squid nelle colonne d'acqua che gnoho. Allora, signor Lupo, cosa faremo oggi? Prima di tutto andremo a fare una cosa molto semplice, molto ma molto semplice. E ovvero andare, come potete benissimo vedere dai soldi che ho 1.040.000 e qua 40, 1.040.000, sì, esatto. Sti cazzi. Ma dove sei, bro? Esatto. Che cosa faremo oggi? Andremo a comprare il... No, dov'è? Ecco. Andremo a comprare il mob spawner. Ragazzi, abbiamo il mob spawner. Abbiamo il mob spawner. Adesso io vado. Bravo, depositalo. Allora, abbiamo due uova di Enderman. E poi un pigman zombie, ma non ci interessa più di tanto. Stavamo pensando di fare uno spawner sotto casa, così appunto per far spawnare continuamente gli Enderman anche quando non dobbiamo farmare, per poi appunto andare velocemente e fare 10.000 Bene, 10.000 di bene, tanto non me ne esperienze, frega un eccetera. cavolo, io loro interessa il contano. Esatto. E quindi comunque stavamo pensando di claimare da sotto, di togliere il claim iniziale della casa per poi andare a claimare sotto casa, così abbiamo più spazio per costruire. E non so più da dove devo andare, da dove devo scendere. Da quando i zombie c'hanno... Ah no, una pa... Ma da quando i zombie c'hanno una palla di ferro, sembra che un dildo me lo vuole infilare. Vai via, zombie. Zompo. Zompa via, zompo. C'è un albero di giungla. E chi se ne frega? Ma come? È una scoperta! Sono nella giungla, vedo tutto verde, vedo tutto marrone. Come potete vedere, qua abbiamo un enorme corridoio che ci serve per andare a cercare le casse contenenti uova e molto altro ancora. Perché ovviamente fare parkour non è per noi, soprattutto per Lupo che dopo l'ultima che è andata a No, perdere ma il io sono bravo col piccone. parkour, solo che c'era lo scheletro Sì. Ecco. sminchione figlio di puzzola che rompe. E appunto per questo è meglio creare una difesa e quindi crearci il nostro corridoio per andare alla ricerca delle chestes. Certo Chestes. non è il massimo Ufio. perché richiede più tempo, però almeno siamo più precisi. Ce ne vorrà ancora per molto, quindi magari tagliamo finché non abbiamo finito perché poi andremo a costruire altre robe. Ma un cazzo shoppola cobblestone. Slash shop. Lo scrivi in chat dove sta, bro? Non sta il coso! Oh, ti era sbloccata! Ah, giusto perché c'è. È un. Qui, clicca lì. Ma è invisibile. Sì, è server di merda. Wow! Serve di merda. Mi scompaiono le blocche da sotto. Ha finto la tua risata. A quanto Smettila! Che mi fai ridere? Poi quando mi parte la risata ignorante, no, sono indomabile. Signor Lupo, però non faccio i buchi in mezzo al terreno. Che poi li devo tappare. signorina, mi scompaiono i piazzo blocchi, ma scomparuscono. Beh, vede. Vabbè, e mi scompaiono le blocche da sotto. Madonna, puzzola. Madonna mia. Oh! Però adesso dovete togliere tutti sti blocchi da qua. Madonna. Giocare!
Rapidi! Oh. Si rompe prima il piccone! Che il blocco! È morto. Allora, un pipistruzzo. Un pipistruzzo. Adesso cosa andiamo a fare? Io vado a declimare sopra per poi andare a climare sotto. Ok ragazzi, finalmente abbiamo finito. Cioè io mi sono occupato del claim della base e l'ho completato completamente. Mentre stavo appunto, stavamo ci stavamo occupando della creazione della piattaforma e del claim, Loss è andato in giro in esplorazione per rendersi utile. E questo l'apprezzo. E indovinate un po' che cosa ha trovato? Un altro spawner. Di cosa? Beh, come potete benissimo vedere, di slime, ragazzi. Di slime. Pensate che lo slime, la pallina, si può vendere a 250. Quindi è buono. Grazie, Loss. No! Mi ha chiccato perché ho poi blocchi fuori dalla sink. Ma se ci sarà la gamberta, cosa vuoi? Eri troppo veloce, non va bene, non va bene, uè fea, pota. Devi essere violento. Vabbè, andremo a fare un'altra farm, ma questa volta immense, che ci faccia guadagnare. Che stavo dicendo? E cosa ne so io? Ah, perché stavo dicendo... Ti stavo dicendo qualcosa? Probabile. Ecco che cosa succede quando mi interrompete. Porco Dio. Oddio. Ma che degrado. No, sparite tutte e due. Questa è roba mia. Ma Luke. Che vuoi? La vuoi la mia patata? No! Vai via, merciume! Le vedo, vai via! A caso, non a casa. No, aspetta, a casa, non a caso! Scusate, è confusionale! Non fanno ridere! Cioè, ragazzi, ma sono in confusione! Questo video è ignorantissimo. È un porno, non è un video. Ma perché stiamo facendo un video? Bravo. Sì. Bravo. Ma penso che lo scriverò, ragazzi. Volevamo fare un video serio, però poi sono partiti 10 minuti di ignoranza. Porco Dio, questa è la mia roba! Questa è la mia roba! E dai! E vabbè, fino a di sopra mi avete rubato la roba! Non si ruba la roba! La roba si fuma, non si ruba! Luke, ti prego, banna, mi sto degradando un po' troppo. Vabbè, quando parte l'ignoranza, sul cazzo. Ho guadagnato un po' di soldi comprando, cioè facendo la Netherworld, facendo la roba. E cosa abbiamo fatto? Luke, per favore, non chiamarla più roba. Facendo appunto la Netherworld, ho guadagnato un po' di soldi. Ecco. E che cosa facciamo adesso? Ci andiamo a comprare tutto il... la Soul Sand. Uno stack costa 19.000. Madonna quanto costa. Vabbè, lo dobbiamo prendere. Lo dobbiamo prendere per forza. Paga purtroppo. Dopodiché vabbè, mi vado a comprare un altro di cobblestone, di stack. Tanto la cobblestone costa un cacchio. Allora, adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un... andremo a creare lo strato. No, uccidetevi ora. Allora, noi andremo a creare lo strato di Netherworld, due blocchi sopra. Perché? Perché noi qua sotto andremo a metterci tutti i... Andremo a creare lo strato tossicano. Adesso il Trump arriva, ci fa i muri contro. Aspetta, già avevo pure il microfono passato. Che... tranquillo. Porco Dio.
Stavo dicendo. Allora. Che degrado. Allora. Stavo dicendo. 60 minuti. Ecco. Adesso si sta tagliando le vene con il righello, con il mouse. Povero. Mettete fine alle mie sofferenze ora. Io un semplice video volevo fare. Adesso siamo caduti nel trash. Cosa penseranno gli iscritti? Che cazzo si sono fumati prima di iniziare a registrare? Le ore di registrazione usciranno 10 secondi di video sano. Serie. Ragazzi, questo video non esce perché è trash. È trashissimo. D'accordo, ragazzi. Allora, dopo questo video trashissimo, ma vabbè, dettagli. Ogni tanto ci sta un video trash. Direi che possiamo concludere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Comunque, off camera ci occuperemo di aumentare la nostra farm immensa. E spero che vi possa piacere. Ovviamente consigliatemi altre cose da poter aggiungere alla nostra base. E nulla, ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti. Salutate! Ciao!